Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dell'attrezzatura che io porto con me ogni volta che vado a girare. Io ho diversi kit di attrezzatura, non utilizzo sempre lo stesso corpo macchina, la stessa tipologia di corpo macchina, perché in base alle mie esigenze vado a tarare quella che è la mia borsa. E oggi voglio farvi vedere cosa metto nella mia borsa da travel filmmaker. Faccio una grande distinzione tra quelle che sono le mie uscite lavorative fotografiche, quelle che sono le mie uscite lavorative dove ho bisogno di una macchina più veloce, più da reportage, e quelle uscite dove ho bisogno di una camera che sia altamente performante con delle immagini di alta qualità. Questo perché, ad esempio, io realizzo dei contenuti, delle riprese stock che a me servono poi per i futuri lavori, che siano progetti sia di montaggio, di editing o che siano progetti di effetti visivi dove ho bisogno di immagini di repertorio invece di andare ad acquistare sempre. Quando ho la possibilità esco e vado a girarmeli. Ora, oggi vi faccio vedere quello che è il mio kit per questo genere di cose, quindi l'ultimo, dove ho bisogno di più qualità rispetto alla versatilità. Allora, partiamo dal fatto che porto con me questo cavalletto qui, equivalente del Manfrotto B-Free per intenderci, questo però è in alluminio, è un pochino più pesante, non è in carbonio, della Kuhlmann, molto interessante come prodotto, acquistato da Fotoema, ho pagato davvero pochissimo ed è resistentissimo, questo ormai ce l'ho già da 2 anni e davvero viene lanciato a destra e manca, oltre a qualche graffio funziona da Dio, però è un cavalletto fotografico non video. Qual è la differenza? Oltre al fatto che è molto piccolo, sopra troviamo una testa fotografica e non video. Le teste video le vediamo, le distinguiamo perché sono un pochino più grosse ed hanno un cuscinetto che serve a fare dei movimenti più fluidi, infatti vengono dette teste fluide. Invece queste qui sono teste fotografiche perché sono altamente articolabili, ma meno indicate per il video perché non ci si può muovere, bisogna per forza alloccare la macchina in quella posizione. E poi ho con me questa borsa della Manfrotto. Io sono un amante di borse e zaini, infatti ho uno zaino o una borsa per ogni occasione. Spendo più soldi in borse e zaini che in attrezzatura. Sarò pazzo, beh, sono un po' come le donne chiamano le scarpe. Ora, questa è la mia Messenger, perché questa è una borsa Messenger, queste qui sono quelle borse che vanno a tracolla, perché io normalmente porto già di mio uno zaino con tutte le mie cose personali all'interno, quindi quando devo fare questo genere di lavori e quindi essere in giro più smart, porto con me questa Messenger, dove davanti qui attacco il cavallettino con queste cinghiette davanti. Vediamo all'interno che cosa io porto con me. Beh, veniamo subito al succo della situazione. Porto con me una Blackmagic. Ebbene sì, ed ho scelto una camera che non è una fotocamera, ma questa è una realmente una videocamera. Infatti nasce la Blackmagic, questa è la versione Cinema 4K Pocket, non è la versione 6K che è uscita da poco, troppo grande ed ingombrante, ha un sensore troppo grande per i miei gusti, per quello che devo fare con questo genere di macchina, ma ha una qualità altissima, davvero altissima. Ha i suoi pregi, i suoi difetti, non è assolutamente una macchina fotografica, non è assolutamente versatile come una macchina fotografica, ma ha una qualità video pazzesca, davvero sopra ogni livello, ed è per questo che la utilizzo per fare questo genere di cose. Ora, la macchina, questo è il corredo che io normalmente porto montato, non c'è solo il corpo macchina, ma troviamo anche un rig esterno di metallo, questo perché, uno, per prevenire botte, urti al corpo macchina, che sostanzialmente è in plastica. Io non sono amante dei corpi camera in plastica, special modo poi quando sono corpi che dovrebbero lavorare, quindi avrebbero bisogno di un pochino di forza in più, ma con un rig del genere attorno migliora il gripping, c'è la possibilità di mettere una maniglia che fra poco vi faccio vedere, ed in più c'è questo accessorio, questa gabbietta, che mi permette di fermare all'interno un SSD da 500 giga in questo caso, con un cavetto che esce in dotazione a rig, che va avvitato vicino al rig che va all'interno della camera, perché questa macchina, oltre a registrare su CFast 2 e SD ma da 300 megabit in su,
permette la registrazione via USB-C su hard disk SSD, alcuni modelli. E uno dei modelli più economici sul mercato è l'SSD T5 di Samsung, questo qui. Lo fanno blu, diverse colorazioni. Io ne ho preso uno da 500 giga, pagato praticamente un quarto rispetto a una CFast da 128 giga, che costano molto di più ma consentono una velocità di scrittura e lettura molto superiore. Ma per quello che ci faccio io e per l'utilizzo che ne faccio io, per ora l'SSD è perfetto. Poi mi procurerò qualche Compact Flash, qualche CFast 2 che abbiamo in ufficio e lo utilizziamo per girare il RAW anche con questa macchina, oltre che con le C200, ma sono molto costose ed avere una in un kit del genere per andare in giro mi sembra un pochino esagerato. Quindi vicino al corpo macchina, al rig, alla piastrina per il cavalletto, monto sempre questo, che è un obiettivo della Olympus 1240 f2.8 Pro, che è la versione, essendo una micro 4 terzi come sensore, sarebbe un 2480 f2.8. F2.8 poi davanti a un micro 4 terzi è sempre tutto dire, diciamo che diventa un F4 come acquisizione di luce, ma è un obiettivo molto inciso. Questo qua è un obiettivo completamente in metallo, quindi la serie Pro per le micro 4 terzi. Oltre a questo porto con me una cosa che adesso ho montato sulla Canon EOS R, che è il microfono VideoMic Pro. Lo metto in borsa anche se non mi serve sempre, ma lascio sempre un microfono in borsa se dovessi registrare dell'audio. Di norma questa camera ha un microfono di servizio per registrare un suono, ma naturalmente non è utilizzabile. Dopo il corpo macchina vediamo cos'altro ho in borsa, perché poi in borsa ho un sacco di altre minuzie. Partiamo dal portaschede con delle SD all'interno. Ho detto che non utilizzo SD, ma utilizzo l'SSD. È vero, ma comunque ho diverse SD da 300 megabit che mi permettono di registrare il RAW sulla SD, però sono piccole, sono da 64 giga, ci faccio davvero poco di girato, quindi le ho in borsa nel caso dovessi riempire l'SSD, ma non vado oltre. Dopo il portaschede ho due filtri. Allora, in verità ho un solo filtro, che è un polarizzatore della Polar Pro. Fantastico, bellissimo polarizzatore della Polar Pro, costruito da Dio. E un adattatore, perché questo è da 77 mm che monta davanti a quasi tutte le ottiche che ho Canon. E poi ho l'adattatore per montarlo davanti all'Olympus, che è un 67, una cosa del genere dovrebbe essere. Quindi sempre adattatore Polar Pro in metallo per questo filtro. Cosa mi serve? Beh, se devo riprendere un cielo molto acceso posso utilizzarlo per abbassarlo, oppure se ho bisogno di recuperare dei riflessi, il polarizzatore, ragazzi, è sempre importante. Parte del rig tilta che c'è sulla camera e la maniglia Lens Tool, molto comoda per impugnare la camera dall'alto e per aggiungere altri accessori sopra. Non la tengo sempre montata perché intera in borsa non c'entra, ma quando la tiro fuori la ho per tanto tempo in mano, la monto sempre. Poi batterie, naturalmente, questa camera beve batterie, no questa, quella beve batterie come non ci fosse un domani. Io ne porto sempre con me 3 o 4, infatti oggi ho fatto una seduta, oggi girando ne ho consumate 2, che anzi adesso metterò a caricare perché sono appena rientrato. E poi porto con me sempre altre due lenti. Allora, sempre micro 4 terzi, un 25-1.8, non costa nulla, ma è una lente 1.8, diventa un 50 mm. E poi una delle lenti che più amo, che sono i grandangoli, è un 7-14 f4 della Lumix. Sarebbe l'equivalente di un 14-28, praticamente un grandangolo spinto per micro 4 terzi. Per fare i campi larghi questo è fantastico. Tutte queste lenti me le ritrovo perché nel tempo ho lasciato la GH5 per preferire la EOS R per il momento, perché probabilmente appena avrò la possibilità un'altra GH5 la metto in borsa. Togliendo quel corpo macchina ho conservato tutte le lenti perché avevo lei, e lei io la consiglio davvero a tanti che fanno questo mestiere, ma non tanto per chi fa il creator digitale qui su YouTube, ma per i professionisti del video che vogliono una vera pro cam, quindi una camera video pro, questa ragazzi è fantastica. Ha un piccolo difetto, ha tanti difetti questa camera come tanti pregi, ma uno dei più grandi difetti è il fatto che non ha l'autofocus continuo, che per la maggior parte dei videomaker oggi è pane santo, oggi è acqua santa.
l'autofocus continuo. Ha l'autofocus, ma bisogna cliccare, lui metterà fuoco solo al centro, e poi sono tutti controlli manuali. Quindi ci sono pro e contro di questa camera. Per ottenere i risultati migliori, davvero altamente professionali, quella che consiglio è una di queste, da tenere in borsa. Altrimenti ci sono tantissime altre alternative, come ecco un'EOS R, le Lumix S1, costano di più paradossalmente rispetto a questa, ma sono molto ma molto più maneggevoli in termini di utilizzabilità per chi non è abbastanza esperto. Per chi invece è abbastanza esperto può tranquillamente utilizzare questa con una mano sul touchscreen che è gigantesco. Adesso ve l'accendo, vi faccio vedere, il touchscreen è davvero enorme. Ok, si è accesa. È un touchscreen enorme questo, basta cliccare e si possono sistemare tutti i parametri ed è davvero bella. Questo era il mio Travel Filmmaker Kit, quello che porto con me quando devo girare contenuti di alta qualità, dove ho più tempo per poter sistemare le luci, dove ho più tempo per poter sistemare la camera, l'inquadratura, quando devo fare quindi un lavoro dove ho più tempo, porto con me questa. E fatemi sapere voi cosa portate nella vostra travel bag, non tanto lo zaino quotidiano, ma quella borsa che vi portate quando dovete realizzare dei contenuti che a voi piacciono. Fatemelo sapere qui sotto in descrizione con un bel commentuccio. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ah, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, mettete un mi piace, attivate la campanellina per essere aggiornati sempre su tutti i video che usciranno. E ci vediamo ad un prossimo video.